progetto di restyling per il centro cittadino di Sarno, una progettualità moderna ed ambiziosa, finanziata dal Ministero dell'Interno con fondi di circa 1 milione di euro. È la riqualificazione di Corso Amendo, all'inizio dei lavori è fissato ad inizio maggio. Ieri l'incontro tra l'amministrazione e i commercianti della zona interessata per l'avvio del cantiere e per mettere insieme misure senza creare disagi al settore commerciale. L'assessore alle attività produttive Francesco Squillanti e l'assessore ai lavori pubblici Antonio D'Angelo, affiancati dai tecnici comunali, hanno incontrato una delegazione dei commercianti per avviare una sinergia proprio in vista dell'avvio dei lavori. La riqualificazione dell'area prevede l'allargamento dei marciapiedi, oltre che un ripensamento degli spazi pubblici, a partire da piazza 5 Maggio, garantendo così anche maggiore sicurezza, nonché verde pubblico e zone per il passeggio per aumentare l'attrattività di Corso Amendola, che godrà poi in futuro anche dello spostamento della stazione dell'ex circumvesuviana e la creazione di un parcheggio da 280 posti. Di un progetto PNRR aggiudicato dal Comune di Sarno, e qui vorrei l'obbligo anche ringraziare i responsabili tecnici che hanno avuto la capacità di presentare un progetto e di raggiungere l'obiettivo, perché poi la politica dà le idee, ma chi le mette in campo sono i tecnici. Riguarda soprattutto una riqualificazione da un punto di vista di pavimentazione, da un punto di vista di area urbana e da un punto di vista di capacità di illuminazione, diciamo, nel rispetto dei principi anche dell'ambiente, di tutto il Corso Amendola. La novità sarà soprattutto l'illuminazione del muro che si trova di fronte a Piazza 5 Maggio, nei pressi delle scale. Infatti andremo ad uniformare, ad allineare un po', facendo delle scale, una scalinata un po' molto più in discesa, per aprire la piazza, perché ci siamo resi conto durante gli eventi e la programmazione degli eventi che occorre uno spazio più ampio e possibile. Oggi un incontro con i commercianti, perché diciamo che è una zona al cuore del commercio della città di Sarno, perché si cercano delle soluzioni. Sì, una delle zone delle attività commerciali, i commercianti avevano chiesto un incontro, più volte ci siamo incontrati. Abbiamo organizzato con loro quello che dovrà essere poi la programmazione dei lavori per far sì che non subiscano un disagio per il lavoro pubblico che dovrà essere effettuato. Credo che sia stata una concertazione positiva, perché ha visto tutti quanti il comune accordo. Riqualificazione di Corso Amendola, oggi un importante incontro proprio con i commercianti di questa zona. Come vedete questi lavori? Allora, i lavori mi sembrano, ovviamente, però ci hanno assicurato che sono dalla nostra parte, quindi sono ben consapevoli che porteranno un disagio ovviamente a noi commercianti, ma anche ai cittadini, ai comitati di quartiere, eccetera. E con una delegazione di commercianti, con questo gruppo, diciamo, che si sta creando di commercianti, che poi magari sfocerà anche in un'associazione, stiamo cercando di concertare un tavolo con l'amministrazione per metterci d'accordo sullo svolgimento dei lavori. Quindi, mano a mano, ci saranno dei lavori che porteranno sì dei disagi, ma che questi disagi non influiscano troppo sulle attività, altrimenti i nostri lavori nei mesi più caldi, nei mesi cruciali, in cui noi ovviamente c'è il guadagno anche per le attività di food, dei servizi e tutto il resto, cerchiamo insomma che non ci facciano troppo danno.